giugno 2008, 40 anni dopo l'inizio della fiera antiquaria, non potevamo mancare con un piccolo omaggio a Commendator Ivan Bruschi, l'inventore della fiera antiquaria, anche a nome di tanti espositori che, come sapete, la domenica tornano a casa, che ci hanno pregato di ricordarlo, visto che poi, in fondo e in fine, questo quarantennale non è che abbia portato il nome di Ivan Bruschi tanto in alto, ma si sa, questi organizzatori di ora pensano solo alla loro immagine e non certo a quella di Ivan. La nostra memoria, il nostro rispetto per Ivan Bruschi, per i 40 anni della fiera antiquaria, che comunque ancora esiste, nonostante i grandi sforzi dell'amministrazione, specialmente quella Fanfani, per renderla nulla. Grazie Ivan ancora, grazie molte. 9:39, naturalmente i lavori non sono iniziati, Piazza Grande, il quarantennale è stata ferita gravemente. E questo telo rosso significa rosso sangue, proprio speriamo che non sia una ferita mortale, e questo è il risultato. Gli annunci, la serie di annunci continua, oggi era stato promesso l'inizio dei lavori, come vedete, ci siamo noi, ma non è finita. Andiamo a vedere il cantiere se è stato durante la fiera, ha fatto qualcosa di regolare. Visto che c'è la legge 626 sulla sicurezza per cui spendiamo soldi. Oi oi, a vedere così sembrerebbe che la sicurezza proprio non sanno cosa sia. Difatti, basta vedere, hanno lasciato tutto aperto, anche abbastanza pericoloso, pensare se un bambino entrava dentro lì. Questo è quello che hanno fatto per la fiera, questo è il rispetto che hanno della sicurezza, ma la cosa importante, dei soldi per la sicurezza, gli oneri per la sicurezza, che fine avranno fatto? Ditecelo voi. Grazie. La fiera del quarantennale ha mostrato forse il massimo del peggio che poteva organizzare. Difatti Piazza Grande c'è stato un grande cedimento, uno sprofondamento enorme, praticamente tutta la piazza, come si può vedere benissimo, si è ondulata e quindi ha creato molti problemi. Ecco, questo sinceramente era una cosa che poteva benissimo essere evitata, ma questo non è successo. Speriamo che venga fatta luce su questo spiacevole incidente, che molto probabilmente è solo dettato da una grande stupidità dell'essere umano, che magari è lo stesso che il comune ha messo a dirigere questi lavori, perché non è possibile rovinare una piazza in questa maniera. Ma d'altra parte il quarantennale si sa, è tanto che ci lavorano, sono mesi e mesi accurati, ecco il risultato. Ma forse la cosa più bella è questo grande striscione che così dovrebbe essere indicativo di quando c'è il quarantennale. Bene, si sono dimenticati di metterci la data, cioè questo potrebbe essere un quarantennale che dura 2 anni. Queste sono le immagini invece di Piazza Grande alle ore 10:10 del sabato. Come si vede, i vuoti sono incredibilmente alti, ci sono dei vuoti che sinceramente sono preoccupanti. Lo diciamo da tanto tempo che è inutile fare gli annunci, poi dopo ci vuole che venga la gente. È stata una fiera tremenda, queste immagini lo dimostrano, la gente è disperata perché ovviamente trova la piazza in condizioni disastrate, non è stata nemmeno preparata. Tutto questo grande correre poi ha procurato quello che avete visto prima, ovvero sia un gran disastro, un abbassamento, proprio uno sprofondamento della piazza, dove c'è questo telo rosso, fra l'altro, che ricorda il sangue, la ferita. Ecco, ecco, questa è come si presenta la fiera nella realtà, che non è la stessa che dicono ovviamente quelli che sono all'associazione Fiera Antiquaria, ma della quale poi vi parleremo nel dettaglio molto più avanti, perché è arrivato il momento che se ne vadano. Però non che se ne vada il presidente, che se ne vada la commissione, devono andare via tutti, molto pacatamente, con calma, semplicemente andare via tutti. Devono trovare una scusa, ma devono andare via, perché questi vuoti non si erano mai visti. Questi vuoti in Piazza Grande e nelle strade, ovviamente, limitrofe della fiera, non si erano mai viste assolutamente. Quindi questo significa che questi signori devono andarsene.
perché non si può rovinare un'edizione del quarantennale senza pensare poi che il 2 giugno tutta la gente che vedete qui, o buona parte, se n'è andata a Lucca. Perché allora non tenerli ad Arezzo? Gliel'hanno chiesto il mese prima, cioè praticamente un'altra presa in giro, cioè qui gli espositori vengono utilizzati come fossero comparse di un film, ma le comparse si pagano, devono dare il cibo, gli devono dare del denaro, gli devono dare la soddisfazione. Ecco, questa fiera antiquaria dopo la morte di Ivan Bruschi è un disastro allucinante, un disastro completo veramente. Non sappiamo nemmeno noi come cosa dire, cosa fare. Una città così bella, una città così interessante, con uno scenario incredibile come questo di Arezzo, del suo centro storico, della fiera antiquaria, la prima, la più grande, la più importante, che tuttora, seppur ferita a morte dagli organizzatori della fiera, non certo dagli espositori, potrebbe dare ancora tantissime soddisfazioni. A presto con altre notizie su questo incredibile fatto del quarantennale mancato, per cui tutti devono andare via, gli organizzatori.